Allora, aspetta, sì, noi abbiamo qui con noi due specialisti russi, dottor Viktor Zagdarotnov, che lavora con me negli Stati Uniti, e il dottor Vladimir Mikalenko, che lavora per l'Accademia delle Scienze di Mosca in Russia. Questo qua è un team collaudato. Queste due persone vanno in giro per i ghiacciai di tutto il mondo ormai da 30 anni e sono probabilmente i massimi esperti di perforazioni a basse latitudini. Un ghiacciaio come questo presenta delle condizioni, delle difficoltà tecniche quasi estreme per loro, perché abbiamo appunto acqua nel foro, abbiamo un foro che tende a restringersi. Paradossalmente è molto più facile carotare delle carote di ferne, di ghiaccio in Groenlandia e in Antartide, dove abbiamo degli spessori molto omogenei dal punto di vista termico, sono sotto lo zero, e quindi di fatto con un carotiere come quello che abbiamo noi, un carotiere meccanico che taglia sia il ghiaccio che il fern, è molto più facile tagliare un ghiacciaio freddo rispetto a uno caldo o misto come questo, in cui abbiamo una superficie di fern che è considerata calda in quanto è a 0 gradi, e il ghiaccio sottostante che è evidentemente sotto la temperatura dello zero. Quindi loro hanno fatto anche loro dalle Ande. Loro sono passati dalla parte russa dell'Artico all'Antartide, alla Groenlandia, al Kilimangiaro, al Perù. Siamo stati assieme in Nuova Guinea l'anno scorso nel 2010. Sono persone che sono state praticamente a perforare in tutti i continenti del pianeta, lavorando a quote sempre molto elevate. La particolarità di questo sito effettivamente è anche la quota relativamente bassa, siamo quasi solo a 4.000 metri, di solito questi colleghi sono abituati a lavorare a 5.500-6.000 metri. Vladimir ad esempio ha passato 36 giorni a 7.200 metri vicino al Shisha Pagma in Himalaya, dove hanno recuperato anche lì delle carote di ghiaccio.